Ok, bello ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su GTA 5. Siamo di nuovo su LSPDFR con il famosissimo poliziotto corrotto. Stamattina faremo una bellissima rapina in banca. Così come stiamo, vestiti da poliziotto, e ci inventeremo una scusa con il direttore della banca. Gli diremo: sentite, abbiamo l'ordine di vedere la banca se è protetta, con tutti i sistemi di sicurezza all'avanguardia, appunto perché abbiamo ricevuto una soffiata che qualcuno vorrebbe compiere la rapina in banca in questi giorni. E ragazzi, così facendo ci faranno passare dappertutto. Ovviamente fino a un certo punto, perché poi sicuramente dobbiamo ammazzare qualcuno. Però intanto noi andiamo, ragazzi. Questi qua sono i miei colleghi, come vedete. E questa qua è la Dodge Charger State Trooper del North Carolina. Siamo anche vicini. Vai, facciamo questa bellissima rapina in banca. Comunque ragazzi, volevo dirvi che io sto portando poche volte, ma per modo di dire, Vita alla Gangster, appunto perché non viene guardato tantissimo, quindi a me non mi va di fare cose importanti se poi facciamo poche views, quindi non me la sento proprio di buttare dei video così a caso. Io non capisco poi perché non vengono guardati. Quindi a questo punto ragazzi faccio un po' come voglio. Chi vuole vedere vede, chi non vuole vedere non vede, chi se ne frega. Restano solo gli iscritti fedeli, è ovvio. La penso sempre così io. Comunque siamo arrivati alla banca. Perfetto ragazzi, mettiamo la macchina qui. Uè. Tutti calmi, fate silenzio. Non estraete le pistole per nessuna ragione al mondo. Ora dovete seguirmi. Andiamo a parlare con il direttore. Ok, qui stanno due guardie, come vedete. Salve, buongiorno signor direttore, sono il detective Joe Brooks del Dipartimento di Downtown. Abbiamo ricevuto l'ordine dai nostri superiori di fare un controllo in questa banca per vedere come sono messi i sistemi di sicurezza, appunto perché abbiamo ricevuto una soffiata che forse in questi giorni qualcuno proverà a rapinare questa banca ed è per questo che noi dobbiamo controllare se i sistemi sono ancora affidabili oppure no. L'ordine viene dall'alto, dai nostri superiori. Noi siamo stati mandati qua appunto per fare questi piccoli controlli. Ciò che deve fare lei è semplice, deve farci vedere un po' com'è la banca, cosa c'è, com'è protetta, cosa avete in caso di rapina, tutte queste cose qui. E poi tempo 5-10 minuti andiamo via. Non si preoccupi, signor direttore, sono un detective, Dipartimento di Downtown. Oh, perfetto ragazzi. Il direttore ha detto che noi possiamo andare sopra adesso. Ok, grazie, signor direttore. Mi dispiace se le sto facendo perdere tempo. Però abbiamo ricevuto questa soffiata. Non vorrei che qualcuno capisca a me. È una banca comunque piena di soldi questa. È una rapina. Non è per niente buono. Comunque ragazzi, perfetto signor direttore, qua sembra tutto a posto, abbiamo anche l'allarme qui, la telecamera, perfetto, ok, fin qui ci siamo, va bene? Andiamo da questa parte, abbiamo l'allarme, telecamera, telecamera lì, vediamo gli uffici, perfetto, sono coperti anche da queste telecamere, va bene signor direttore, ah. Ma avete anche il bottone silenzioso, no? Che se qualcuno capisce che c'è una rapina, voi lo premete e chiamate la polizia? No, va bene, io chiedo, capito, per curiosità. È meglio sempre prevenire che curare. Ok, perfetto ragazzi, qua è tutto a posto, allarme, allarme, telecamera. Ottimo. Andiamo sotto. Vediamo come sono fatti gli uffici, telecamera. Ok. Allarme qui. Ok, signor direttore, non male, non male. Non male, sembra protetta. Lo so, noi ovviamente non ce ne intendiamo di queste cose. Che ci posso fare? Siamo stati mandati qua appunto per fare questi controlli. Pure noi ovviamente ci annoiamo, vorremmo stare in pattuglia, in strada, no? A fare queste cose. Però grazie mille comunque per la collaborazione, ok?
Perfetto ragazzi, ma noi adesso andiamo sopra e lo voglio uccidere. È ovvio. Deve morire ragazzi, deve morire. Venga, venga, signor direttore. Ci mettiamo qui, che qua non veniamo neanche visti. Prego, prego, venga. Mi dispiace, signor direttore. Shh, shh, shh. Zitti, zitti. Levate le armi, levate le armi. Venite con me adesso. Venite con me, venite con me, venite con me. Venite con me. Oh, perfetto ragazzi, andiamo giù. Abbattiamo quello e iniziamo a fare questa rapina. Appunto questo era solo per vedere quante guardie ci sono qui. E ne abbiamo due alla fine. Dai, eccolo, eccolo, vieni, vieni, vieni. Ok, ottimo ragazzi, direi che possiamo iniziare. Facciamo questa rapina. Iniziamo ad ammazzare questi, vai. Iniziamo ad ammazzarli. Prendiamo l'arma. Shh, shh. Venite. Siete pronti? Ok. Tutti zitti. No, ragazzi. Maledetto. Maledetto, sbrighiamoci, sbrighiamoci, sbrighiamoci. Vai, mettiamo subito la termite, ragazzi, vai. Mettiamo subito la termite, seguitemi, seguitemi e fate la guardia, mi raccomando. Controllate, controllate. Ok ragazzi, qua è perfetto, ammazziamo sti maledetti. Non dovevate, non dovevate. Ok, seguitemi qua. Ok. Vai che ce la facciamo ragazzi, vai. Wait for the gate to come open. Ok, aperto. Perfetto, aspettiamo tutta la squadra. Venite, venite, venite. Vai, iniziamo a fare qua l'hackeraggio. Vai, controllate sopra. Venite tutti quanti, mi raccomando, venite tutti quanti. Ok, eccoli qua, perfetto ragazzi. Hackeriamo. Primo. Secondo. Terzo. Quarto. Quinto. Sesto. Settimo. Ottavo, perfetto ragazzi, senza neanche sbagliare un colpo. Ottimo, e in tutto ciò ragazzi non abbiamo neanche le stelline. Vai, mettiamo la termite anche qua. Ok. Ottimo, ottimo. Vai che ci prendiamo tutto ragazzi, ci prendiamo tutto. Dai, ok. Lingotti d'oro, ottimo. Vai, inizia a rubare. Quanti soldi ragazzi, solo questi lingotti, guardate quanto stiamo facendo. Oddio. Perfetto, 1.719.000, ok. Andiamo avanti. Ok. Vai, vai, vai. 2 milioni, siamo quasi a 3, vai, siamo quasi a 3. Bravo, mettiti lì collega, copri tutto. Dovrebbe essere da... Dovrebbe essere a posto, non dovrebbe venire nessuno. Siamo quasi a 4 milioni. Oddio. Vai così, vai così, vai così, vai così, vai così. Ok, 4. Forse arriviamo a 5, ma non credo. Forse sì. No, ok. Oh sì, 5 milioni e 68 mila. Ok. Perfetto ragazzi. Levateli, levatevi, levatevi. Lasciamo la banca adesso, venite. Lasciamo la banca. Seguitemi, seguitemi. Oh, perfetto ragazzi. Leave the bank senza neanche una stella. Senza neanche una stella. E state tutti a terra voi, ok? State tutti a terra. State tutti a terra. Ok, perfetto ragazzi, andiamo. Dobbiamo comunque aspettare che arrivano tutti. Dai, venite, sbrigatevi. Sbrigatevi, venite. Non abbiamo altro tempo. Dobbiamo aspettare. Ok, ok, ok. Abbiamo passato ragazzi, abbiamo passato il colpo appunto perché siamo poliziotti e non andrebbero mai a pensare a noi. Quindi adesso facciamo una cosa ragazzi, mettiamoci qua, venite qua, venite qua. Vai, andiamo in macchina, abbiamo fatto la bellezza di 5 milioni, 5 milioni ragazzi, 5 milioni. Aspettiamo i prossimi colleghi senza neanche la polizia, vi rendete conto? Senza neanche la polizia. Appunto perché noi siamo poliziotti.
Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, perfetto, ragazzi. 5 milioni di dollari. 5 milioni di dollari senza neanche una stella. Senza neanche una stella. Tantissima roba. Yes. Bene, ragazzi. Comunque, dai, ragazzi, io finisco qua questo video. E noi ci sentiamo al prossimo, va bene? Ciao a tutti, ragazzi. Bella a tutti.